dentro il Teatro Verdi, i concerti dell'Ort in streaming e senza pubblico, out, fuori dal teatro, i volti dei musicisti dell'Orchestra Regionale della Toscana fissi in 71 manifesti. È l'installazione Inside Out, ideata dall'artista francese J.R. nel 2011. Inside Out nasce nel 2011 al termine della premiazione del TED Prize. Il vincitore, fotografo e urban artist francese J.R., decide di finanziare il progetto con i $100,000 del premio. L'obiettivo è restituire alla gente il potere di rappresentanza, trasformare semplici ritratti in opere d'arte, in modo che chiunque possa diventare coautore dell'operazione. In questi mesi di pandemia l'Orchestra della Toscana ha continuato a produrre musica. Le regole sanitarie impongono di farlo senza la presenza del pubblico. Lo streaming è stato il modo di far uscire il suono fuori dal teatro. Oggi questo progetto prende un significato ancora più forte. Prima di tutto perché si tratta di persone, sono immagini, sono volti che riguardano noi, chi lavora per il teatro, i lavoratori dello spettacolo ai vari livelli, le persone che amano questo teatro, che amano l'orchestra. E quindi c'è un tema sociale. Oggi siamo lontani dalle nostre poltrone amate dei nostri teatri e questo progetto ha una valenza sociale importantissima. E poi è un gesto artistico che io stimo molto. J.R. ha portato queste sue enormi volti in giro per il mondo, credo che abbia lasciato un segno e non poteva mancare da Firenze.